qui gente oggi un'altra volta con DRS, in compagnia di DRS e ci siamo lasciati con questa cascata e ci dovevamo buttare giù. 1, 2, 3, andiamo giù. Ui. Ok, oddio, siamo sott'acqua. Possiamo risalire in qualche modo? Ok, sì, risalire sì. Ma tanto non credo che ci sia qualche resistenza di respirazione sott'acqua. Quindi proviamo ad andare giù. Non si vede niente. Ok, giù non credo che ci sia qualcosa. Risaliamo. Ok, si può. Può salire qui? Ok. Ci stiamo addentrando sempre di più in questa storia. E sinceramente adesso mi incuriosisce abbastanza perché siamo finiti qui. È tutto buio, non si vede niente. Magari accendesse la torcia sarebbe meglio. Qui si può andare? No. Ok. Seguiamo la luce. Mi ricordano un po' le grotte di Skyrim. Ma... Ok, c'è un problema, siamo risaliti su? No. Oh, forse sì. No. Ah sì, è giusto, noi stavamo lì. Cioè, eravamo in quella zona lì. Ok, tutto questo giro per farci andare solo lì. Spero di non cadere. Sempre più buio. Però non è più angoscioso come prima, adesso diventa più rilassante, più curioso. Non si vede un tubo, solo questi funghetti azzurri, sì. Ok, può essere che riusciamo ad uscire forse. No, siamo sempre dentro una grotta. In my final dream, I sat at peace with Jakobsen and watched the moon over the Sandford Junction. Goats grazed on the hard shoulder, a world gone to weed and redemption. He showed me his fever scars, and I mine. Between each shoulder, the nascency of flight. Ci sono più strade. Direi di andare qui prima. Non voglio fare come prima, anche perché non siamo riusciti a vedere altre due strade quando stavamo in superficie, quindi vorrei esplorare un po' di più. E magari accendesse la torcia forse sarebbe anche meglio, ma non può. No, ok, non ci posso andare io qui. Abbiamo capito che una strada è impercorribile. Proviamo sull'altra. Ok, proviamo ad andare dall'altra parte a questo punto, anche se credo che sia la stessa identica cosa, eh. Non vedo niente, quindi non lo direi per certo, però credo di sì.
Prendiamo dei rischi a sto punto. Possiamo salire su. Sembra che c'è una rampa che arriva fino a su. Gli stessi simboli della prima caverna stiamo trovando. No, perché mi fate scegliere? Ok, no, giustamente qui non si può andare. Che cosa sono questi cosi? Tipo diamanti che... This cannot be the shaft they threw the goats into. It cannot be the landfill where the parts of your life that would not burn ended up. It cannot be the chimney that delivered you to the skies. It cannot be the place where you rained back down again to fertilize the soil and make small flowers in the rocks. Wow. Ah. Ma io posso andare lì, sì. Vediamo prima qui. Oddio, per favore, no, non fatemi continuare così perché... Qui c'è altra roba, ma io vorrei vedere lì giù se c'è qualcosa. Wow. Qui è tutto completamente scritto, tutto. Spero che entro la fine riusciremo a capire cosa non vogliono dire questi simboli. Che... Oh. Away from begin a city. Non capisco. End it. Non capisco, non riesco a leggere. Però mi sa che qui stiamo andando nella direzione giusta per continuare la storia. Io volevo vedere che cosa c'era sotto. Ah, perché queste scelte? Riusciremo mai a ritrovare la luce? Sembra infinita questa grotta, ok. Ecco, però per forza ci dobbiamo andare sott'acqua. Quindi direi un attimo di scendere giù e di vedere cosa magari ci sta. E se moriamo soprattutto sotto al... Ok, siamo tornati qui. Io direi di cadere subito. Oh, ok. Ci si può andare, ma è vuoto. No, io pensavo dai che ci fosse qualcosa. E invece niente. E vabbè. Allora risaliamo su. Ok, e con la meravigliosa magia dell'Eltiling siamo tornati qui. E direi di scendere lentamente giù. Le ambientazioni sott'acqua mi fanno
abbastanza paura, ecco. Qui si può risalire, sì, però. Ehi. Ok. Un'altra cascata? Sì. Dovremmo ributtarci di nuovo giù. Evidentemente sono scivolata. Wow, che succede? Oh no. No, è tutto sott'acqua. Però. Siamo su una strada, in una città. E c'è una macchina. Una macchina distrutta. Un incidente? Forse, però. Cavolo, accendi la luce per favore. Giustamente sott'acqua, che fai? Accendi la torcia. Ok. E un'altra macchina. Sembrano abbandonate. Siamo tutte e due incidentate, però. Proviamo ad andare avanti. Che angoscia. Posso salire su uno? Wow. Ok, è diventato tutto buio. Oh. Dove? Dove? Fatemi risalire. Ah, ok, noi siamo caduti da quel buco, però è come se fosse stato un sogno. Qui sotto c'è qualcosa? Non mi pare, no, no, no. Ok. Forse riusciamo a rivedere l'esterno, vedo una. Cos'è? Una fonte luminosa più opaca lì giù. E qui sta andando molto lento, però. Sì, però già non posso correre, poi c'è da andare così lenti. Oh, non possiamo andarci. No, non è vero, sì, possiamo andarci. Caricamento. Da, che cos'era quel sogno? Ok, siamo tornati nella grotta. No, siamo usciti. Meno male. Siamo fuori dalla grotta. Sanford Junction, headlights in your retinas. Donnelly drove a grey hatchback without a bottom. All the creatures of the tarmac rose to sing to him. All manner of symbols crudely scrawled across the cliff face of my unrest. My life reduced to an electrical diagram. All my gulls have taken flight. They will no longer roost on these outcrops. The lure of the moon over the Sanford Junction is too strong. Ok. Ancora vernice. Magari ci sta raccontando ciò che è successo veramente adesso. Qui c'è un ponte. Dice. Io vorrei andare a vedere lì giù, però. Continuiamo per la strada, magari ci possiamo andare comunque. We shall begin to assemble our own version of the North Shore. We will scrawl in dead languages and electrical diagrams and hide them away for future theologians to muse and mumble over. We will send a letter to Esther Donnelly and demand her answer. We will mix the paint with ashes and tarmac and the glow from our infections. We will paint a moon over the Sanford Junction and blue lights falling like stars along the hard shoulder.
quella corsia di emergenza. E qui. Cos'è? È un defibrillatore! È un defibrillatore, sì! Quindi quell'incidente. Eh sì, gli attrezzi che abbiamo visto nel video scorso. È successo un incidente con la macchina. Su questa strada per Stanford. Ok, questa intonazione finale della musica mi è sembrata molto come se fosse un elettrocardiogramma, come quando fanno i titini, titini, che poi si è spento. Non so, mi ha dato questa impressione. Non posso andare oltre però, posso andare in acqua? No, muoio. Come back. E niente ragazzi, io direi per questa volta anche di finire qui e di continuare nel prossimo episodio. Sperando che questo mistero si sveglia. Ecco, abbiamo scoperto che è successo un incidente che ha coinvolto Donnelly, credo, adesso, e guidava lui la macchina, ma è andato a finire male a questo punto, perché da quanto ho visto da quanto ho sentito dalla musica, da quanto ho visto, diciamo che è andato a finire abbastanza male. Va bene ragazzi, lasciate un mi piace se vi è piaciuto il video e commenti per sapere se cosa ne pensate di questa storia e tutto il resto, e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!